Siamo qui con Leo Bambini, presidente del Trestina. Oggi abbiamo visto un Trestina, una squadra ben messa in campo dal tecnico Valori, ma tutto a cuore e soprattutto, a mio parere, qualcosa di più poteva nascere. Cosa ne pensa di questa partita, del suo Trestina? Intanto bisogna fare veramente complimenti a tutta la squadra, perché avevamo qualche defezione. Oggi è esordito dal primo minuto un ragazzo del 96, poi è entrato un altro 96, quindi abbiamo diversi ragazzi giovani fuori uso. Purtroppo capita, che sono giovani e ci sta che si non reggano tutte le partite. Questi che non sono scesi in campo oggi però hanno dimostrato veramente che vogliono emergere, vogliono ben dimostrare. La partita è stata attenta su tutti i reparti, bravi a tutti, sia la difesa che il centrocampo e l'attacco. Ho visto una bella squadra tonica. Penso che sia la strada per migliorarsi e per raggiungere, per alzare quell'autostima che devono essere convinti, soprattutto loro, come io ho sempre detto dall'inizio del campionato, che meritano di giocare in questa categoria e possono farlo degnamente. Dove può arrivare questo Trestina? Il Trestina deve arrivare alla salvezza, la salvezza prima possibile, perché il campionato è difficilissimo. Adesso abbiamo un ciclo di partite molto difficile, domenica andremo a Foligno, squadre candidate ovviamente alla vittoria finale, e cercheremo di ottenere, sicuramente provare a portare a casa qualcosa. E dove può arrivare? Ho detto, la salvezza è il nostro obiettivo, inutile girarci intorno, gli organici sono questi, inutile ripetere che ci alleniamo la sera, purtroppo noi siamo, forse i veri dilettanti siamo rimasti solo noi. Aspettavamo una squadra al Trestina che ci concedeva pochi spazi, come è successo, stavano giocando tutti dietro la linea della palla, è logico che giocavano contro di noi, siamo primi in classifica, hanno fatto la loro partita, non siamo riusciti a sbloccare il risultato, onore anche a loro, insomma. Loro 4-5 assenze, però purtroppo anche noi oggi ci mancava diversi ragazzi importanti, Bartoccini, Giomarelli, Curto, Morganti, non sto qui a elencarli perché ci mancava diversi. Vabbè, tutto sommato comunque. Tutto sommato ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare la nostra partita, non ci siamo riusciti a sbloccare il risultato. Io sono contento di quello che si sta facendo. Trestina ha fatto la sua partita molto bene, insomma. Noi, ripeto in continuazione, stiamo facendo secondo me un grande campionato che molto probabilmente non si aspettava nessuno. Viviamo la giornata, abbiamo incontrato già Foligno e Arezzo che sicuramente sono molto più forti di noi, insomma, perché sono squadre ben attrezzate, come si diceva prima. Loro se hanno dei cambi ce l'hanno, noi magari si stenta un po' quando ci sono infortuni o squalifiche. Noi siamo lì, vediamo, speriamo che duri. Hanno interpretato la partita in modo perfetto, pure diciamo, avevamo tre giocatori fuori ruolo, perché Stella è l'esterno basso, Cignarini tra l'altro un 96 all'esordio, e da mezzala, e Bonifazi diciamo da esterno alto, però oggi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, perché quelli eravamo, ci siamo dovuti adattare, e al cospetto di una gran bella squadra credo che abbiamo fatto, forse prendo qualche parola in prestito, direi la partita perfetta, perché non abbiamo concesso niente, anzi credo che forse le occasioni, quelle poche occasioni che ci sono state, penso che siano state da parte nostra, però è un punto importante che ci dà morale, ma ancora il percorso è lungo da fare. Benché mancavano giocatori importanti, hai detto una partita perfetta. Il vero volto di questo Trestina è questo qui, oppure pensi che con il reinserimento dei... Non lo so, ancora noi oggi avevamo fuori quattro under, non li possiamo concedere, perché nessuno li può concedere.
Il vero volto è un volto di una squadra che in questo momento ha inanellato 3 risultati utili consecutivi. Il volto di questa squadra ancora è da definire, nel senso che dobbiamo trovare la fiducia e la serenità che ancora, come vado ripetendo da diverso tempo, squadra nuova, gente che si trova per la prima volta a affrontare la categoria, ci vuole il tempo e la fiducia. I risultati sono un buon viatico per creare questo. Abbiamo visto, diciamo, una disponibilità di squadra, un assetto tattico veramente importante. E, diciamo che si è riscoperto anche una decisionalità dei giocatori in campo, una maturità, diciamocelo così, dei giocatori. Dove può arrivare questo Trestina? No, noi non ci possiamo permettere di pensare dove possiamo arrivare. Noi dobbiamo crescere. Oggi ho finito la partita, un 96 ha giocato tutta la partita. Un 96 è entrato un quarto d'ora dalla fine. Noi dobbiamo, come si dice sempre, no? Giocarcela ogni domenica, pensando che forse un vantaggio, in riferimento a quello che ho detto prima, ce l'abbiamo, no? Essendo una squadra molto giovane, essendo una squadra magari, se vogliamo, anche inesperta, possiamo solo crescere, no? Questo ce l'auguriamo tutti quanti con il lavoro della settimana. C'è un gruppo veramente disponibile, ragazzi intelligenti, ragazzi che avevano ed hanno ancora bisogno di trovare serenità e diciamo anche una tranquillità e una fiducia nei mezzi che hanno. Lo ripeto, i risultati sono molto importanti per la crescita dei singoli e di conseguenza anche di tutta la squadra. Grazie.